Ci vorrà tempo perché Anghiari possa dimenticare quella notte. Una notte di fuoco e fiamme, capace di distruggere in poche ore il lavoro di 30 anni. Erano all'incirca le 22:30 di un mercoledì sera come tanti altri. La Cisa riposava dopo che i suoi circa 250 occupati avevano come al solito condotto a termine l'ennesima giornata lavorativa all'interno dello stabile espressione di uno fra i marchi più prestigiosi dell'imprenditoria altotiberina. Un tragico destino era in agguato. Nel magazzino suole della fabbrica un cortocircuito ad un macchinario fa innescare la scintilla che di lì a poco trasformerà in rogo tutto quanto. Il custode di turno si accorge dell'incendio e tenta con un estintore di domare le fiamme, tutto inutile. Il focolaio si ingigantisce e si trasforma in un immenso braciere. Le fiamme aggrediscono tutto quello che incontrano sulla propria strada, fustini di pece, collanti, caucciù ed altro materiale che serve alla fatturazione delle scarpe. Poi è la volta di un carico di pellame arrivato proprio nel pomeriggio e delle bombole di gas che scoppiano come granate. Un inferno di fuoco con l'uomo impotente. L'allarme scatta immediato e in pochi minuti arrivano sul posto vigili del fuoco da mezza Toscana, dall'Umbria e con essi anche i volontari del distaccamento di Sansepolcro. Arrivano anche i dipendenti del calzaturificio e con essi la proprietà. Anghiari intanto si affaccia alla finestra e vede quello che non avrebbe mai voluto vedere. La fabbrica, la sua fabbrica che ha contribuito allo sviluppo di un'intera zona, sta andando in fumo. Un fumo nero, denso, acre, nel quale si mischiano gas nauseabondi, che fortunatamente non investe il paese perché trascinato a nord dal vento. L'opera di spegnimento va avanti tutta la notte e andrà avanti anche nei giorni seguenti, fino a che anche l'ultimo focolaio verrà ridotto alla ragione. Alla fine lo spettacolo che si presenta davanti agli occhi è apocalittico. Di quella che un giorno era la Soldini resta in piedi soltanto la mensa assieme al magazzino. Poco o niente, si dirà, ma è proprio da questo poco o niente che ripartirà la sfida di chi non vuole arrendersi, commendator Soldini in testa, deciso comunque a rimettere in piedi la sua creatura nonostante un destino cinico e baro. Resta l'amarezza di tutti coloro che vivevano con il lavoro alla Cisa, circa 250 dipendenti e un indotto incalcolabile nei numeri, ma sicuramente vastissimo. Un'amarezza che Anghiari non conosceva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ma che l'orgoglioso centro tiberino, abituato alle sfide e alle battaglie, vuol cancellare in fretta per ricominciare a credere in un futuro migliore. Dire Soldini ad Anghiari è come dire Fiat a Torino. È proprio per questo che l'incendio che ha praticamente distrutto la fabbrica che sorge ai piedi del paese ha messo in ginocchio l'intera economia del territorio. Un durissimo colpo, infatti, lo hanno subito anche le decine e decine di piccole aziende artigiane disseminate per l'intera Val Tiberina, aggiunterie, tomaifici, che traevano i propri guadagni e lavoro dalla casa madre. Si parla di circa un migliaio di persone impegnate. Dalla furia delle fiamme si è salvato solamente il fabbricato dove era situata la mensa interna, con annessi alcuni magazzini, ed il nuovo prefabbricato dove da poco tempo era stato aperto il negozio per la vendita di calzature. Lo stabilimento Cisa di Anghiari, costruito ed attivo da 30 anni, occupava 230 operai ed era il motore industriale e commerciale della ditta Soldini, che ha un'altra fabbrica in Casentino a Capolona. La produzione è quella della nota gamma di calzature denominata Stonehaven. Il volume d'affari annuo del calzaturificio italiano Soldini, Cisa, dichiarato nel 1992, ammonta a 38 miliardi e 785 milioni di lire. Da una prima approssimativa stima si parla di danni superiori ai 10 miliardi. E pensare che con legittimo orgoglio il commendator Gustavo Soldini, proprietario e fondatore dell'azienda, vantava di avere commesse di lavoro tali che per soddisfarle gli operai erano costretti a fare turni lavorativi anche di sabato. La buona salute dell'azienda è confermata anche dall'assunzione di circa 40 giovani avvenuta negli ultimi mesi. Siamo in compagnia di Loretto Ricci della CGL della Val Tiberina Toscana e con due esponenti della commissione interna della Soldini. Cosa dire da parte dei sindacati di fronte a questa che può essere definita un'autentica tragedia? Un disastro dal punto di vista industriale, perché questa è una delle poche imprese in questa vallata che ha assunto lavoratori negli ultimi mesi, giovani, oltre 20, una fabbrica che dà lavoro a 220 persone all'interno, un migliaio all'esterno, una delle più grosse a livello nazionale. Poi qui il Soldini d'Anghiari, la Cisa, è il cuore pulsante dell'intero gruppo, perché qui c'era il centro della parte commerciale, la punta più avanzata anche dal punto di vista
di vista industriale, quindi anche del campionario. Quindi in poche parole è come se fosse colpito al cuore e al cervello di una persona. Che fare? La prima cosa che bisognerà tentare di combattere è la sfiducia, è la rassegnazione, fare una battaglia per credere che questa fabbrica possa un giorno ripartire e crederci subito. Quindi noi si pensa subito immediatamente domani mattina di convocare, anzi ci sarà convocata un'assemblea di tutti i lavoratori presso il teatro comunale e lì, anche lì tirare le fila appunto per non disperdersi e reagire immediatamente, perché se uno non reagisce immediatamente di fronte al disastro qui non si riparte più. Ecco, quindi dai lavoratori della Soldini anche un invito alla proprietà: non mollare. Credo che sia la cosa principale. Io stamattina quando sono arrivato, che non sapevo niente, ho visto una cosa di questo genere, non credevo nemmeno ai miei occhi. Io che ho vissuto una vita qui dentro, l'ho vista nascere, anzi addirittura quando sono entrato io non c'era nemmeno questa azienda, sicché proprio l'ho vista dalle fondamenta fino adesso che 31 anni che lavoro qui dentro. Io credo che per la gente che abbiamo fatto di tutto, tutti insieme, assieme al datore di lavoro, assieme a noi del consiglio di fabbrica, assieme a tutti gli operai, per poter cercare di assumere anche questi ragazzi che sono venuti proprio con una volontà, benché non è il meglio lavoro che possa esistere, però sapendo che da altre parti non c'è niente e qui assumevano, è stata una fila continua per poter venire a lavorare qui. Questo credo che per questi giovani, credo che è una cosa che rimane, perché vedere tutto il nostro lavoro, il nostro intendo di tutti noi insieme, vedere bruciato completamente, credo che sia una cosa che non so nemmeno quello che dire, proprio mi manca le parole, perché è un qualcosa dentro che credo che vada via. Speriamo di no. Ecco, comunque abbiamo sentito sia i rappresentanti sindacali, c'è da parte vostra l'intenzione di non far morire qui questa azienda? No, ma tanto io posso dire poco, perché quello che c'è da dire l'ha detto lui, altrimenti che si dice? Che è una grande disgrazia, basta. E che comunque da domani i lavoratori ricominceranno a ricostruire. Speriamo, noi ci si mette l'impegno e ci si mette tutto. Ci troviamo in Viale Angelo Zampini, dove la Croce Rossa Tifernate ha la propria sede operativa e gestionale. In questa sede sono stati messi a disposizione dei locali per poter ospitare in maniera idonea la guardia medica notturna e festiva del territorio di Città di Castello. Ne parliamo con chi ha deciso di fare questo atto veramente generoso, la dottoressa Nicoletta Bondimancini. In un momento di così gravi difficoltà economiche in cui versa non solo la nostra USL, ma credo tutte le USL italiane, ci è sembrato doveroso di mettere a disposizione i locali della Croce Rossa italiana qui di Città di Castello per accogliere la guardia medica. Senz'altro è un modesto contributo, in quanto noi daremmo questi locali gratuitamente, però credo che possa consolidare i rapporti, i stretti rapporti che abbiamo sempre avuto finora con la USL e che avremo ancora di più in seguito. Generale, il servire è sempre stato un vostro motto come Croce Rossa, anche questo è un ulteriore gesto del servire. Certamente, noi intendiamo proprio fare quello, metterci a disposizione maggiormente con tutte le nostre possibilità, perché è vero, certe iniziative e certe cose raggiungano il massimo e siano le più efficienti possibili per quanto riguarda naturalmente l'assistenza degli ammalati, degli infermi, il trasporto loro, eccetera. Ovvio, il cedere qualcosa significa sempre sacrificio e noi lo facciamo volentieri, lo fanno volentieri anche i volontari del soccorso, è vero, e anche le altre unità, i pionieri, eccetera, che naturalmente erano abituati a vivere in maniera più larga, è vero, e più comoda. Però se questo sacrificio è un bene poi per gli altri, ebbene anche questo sia fatto e trovi accoglimento da parte, vero, delle persone che dovranno utilizzare questi locali e che sicuramente vedranno le cose con il dovuto modo e senza partigianerie o altro, ecco questo. Però mi sembra fondamentale che la Croce Rossa, che è quella che crea l'emergenza e deve intervenire sull'emergenza, avere a disposizione dei sanitari potrebbe essere il primo passo affinché ci sia un'interazione nel famoso DEU e i medici che sono della Guardia Medica possano partire assieme all'ambulanza nei casi necessari.
È quello che noi ci auguriamo, che sia la pietra miliare per avere ufficialmente un medico dentro l'ambulanza, che sia questo poi medico della guardia medica o altri medici, questo lo vedremo in seguito, dipenderà anche dalla buona volontà di tutti i medici della guardia medica. Dottor Bellini, c'è questa possibilità o diventa ancora una complicazione? Per ora probabilmente è una complicazione perché le cose non sono certe, non c'è una regolamentazione. E probabilmente sarà una delle preoccupazioni anche dei medici della Guardia Medica. È fuori dubbio che il futuro va verso questa strada, verso la presenza del medico all'interno dell'ambulanza, sollecitata da più parti per episodi che sono avvenuti anche nel passato. È una cosa di difficile attuazione pratica perché comporta senz'altro oneri di spesa. E certo, quando si creano strutture di questo genere, ognuno deve perdere un qualche cosa per vedere di andare verso un obiettivo. L'obiettivo del domani è quello che la guardia medica diventi la guardia della, per non usare ecco, parole grosse, DEU, cose del genere, della guardia dell'emergenza. Continuano le accese polemiche in riferimento all'apertura del sexy shop nella zona Rio Secco di Città di Castello. Abbiamo deciso di interpellare i diretti interessati, quindi sentiremo la signora proprietaria del negozio, il sindaco Orsini, chiamato in causa direttamente nella questione, ed il comitato dei genitori di Rio Secco, che si è fatto promotore dell'istanza per far spostare quantomeno il negozio. Qui con noi c'è una rappresentanza di questo comitato. E al signor Michele Garzi chiediamo quali sono le motivazioni che vi hanno spinto ad agire in questo senso e perché vi battete così ferocemente per far quantomeno spostare questo negozio. Ma le motivazioni che ci hanno spinto, diciamo, ad alzare un pochino il tiro sono determinate dal fatto che ci siamo sentiti anzitutto di fronte a dei fatti compiuti senza che preventivamente fossero state sentite le ragioni di un intero quartiere che si è sentito in qualche modo violenza, va bene, oggetto di violenza. Fatti compiuti, che cosa intende? L'apertura oppure l'installazione del negozio? Si intende il fatto che nel momento in cui la Commissione Commercio ha esaminato questo caso, noi non ne sapevamo assolutamente niente e siccome non si tratta di un qualsiasi esercizio, ritenevamo opportuno che quantomeno questa cosa la si potesse apprendere non dalla radio come è successo tramite pubblicità, ma dalle stesse autorità che sono preposte al commercio. Ma signor Garzi, io faccio un po' l'avvocato del diavolo. I sexy shop sono presenti in tutta Italia. Ovviamente dappertutto ci sono bambini con famiglie, sono negozi i quali devono rispettare certe regole come non avere vetrine, eccetera. Quindi voi volete marginare questa categoria di negozi oppure volete che venga fatta una legge appositamente per voi? Cioè, dove uno si gira il sexy shop c'è e ovviamente ci sono famiglie con bambini. Il sindaco Orsini come avrebbe potuto intervenire diversamente di fronte ad una persona che porta licenze ed autorizzazioni anche non di competenza comunale tutte in regola? Guardi, prima di tutto per quello che sappiamo noi, nel momento in cui si è riunita la commissione del commercio, la persona delegata dal sindaco a presiedere nella fattispecie era il vice sindaco, ha espresso parere contrario, quindi mi pare che questo già come fatto indica che da parte dell'amministrazione ci sarebbe stato un parere contrario, va bene? Ecco, poi di fatto questa parola, diciamo, non è proseguita nelle intenzioni perché il parere è stato favorevole. Quello che noi sottolineiamo non è una discriminazione dei negozi, a parte il fatto che viaggia sotto la voce sanitaria e qui c'è la mistificazione dei significati e dei termini, a mio avviso. Quello che noi chiediamo è semplicemente che questo locale potesse essere inserito all'interno di zone prettamente o commerciali o di industriali. Adolfo Orsini, sindaco di Città di Castello. Abbiamo appena sentito i genitori, una rappresentanza del comitato dei genitori di Rio Secco, che l'accusano di non aver fatto le cose trasparentemente, di non aver tenuto fede a certe promesse fatte. Ma questo mi dispiace perché oltre all'assemblea pubblica che si è svolta nella sala dei gruppi consiliari, rispetto agli impegni assunti in quella sede, il sindaco si è incontrata con la titolare della concessione commerciale e di conseguenza ha riattivato l'incontro con una rappresentanza dei cittadini
ricordando, anzi puntualizzando gli aspetti che interessavano la popolazione di Rio Secco. Mi dispiace perché in quella sede abbiamo, diciamo così, chiarito tutte le questioni, cercando di poter dare una soluzione che era quella che andava anche incontro ai cittadini di Rio Secco, tant'è che sono riportati tutti in una prescrizione allegata all'autorizzazione stessa. Io voglio solo leggere l'ultima parte, perché sarebbe lungo, e che dice questo: precisa che la validità della presente autorizzazione ha carattere temporaneo nei locali per i quali è stata rilasciata, poiché l'esercizio dell'attività e pertanto l'autorizzazione amministrativa dovrà essere trasferita. Questo era l'impegno che avevamo assunto. Come d'accordo intercorsi con la pubblica amministrazione e il comitato rappresentante i cittadini di Rio Secco in altro luogo. Questo era l'impegno che avevamo assunto, questo è quello che abbiamo discusso sabato mattina con la delegazione, che ho riportato integralmente all'interno dell'autorizzazione stessa, pertanto la possibilità di dare il tempo necessario per poter trovare un'altra locazione e spostarsi. Siamo qui nel famoso negozio con la proprietaria, la signora Floriana Cecchini. Signora, questo comitato di genitori che tanto avversa questo negozio l'accusa di aver messo in piedi un'attività diseducativa nei confronti dei propri bambini. Lei che cosa ha da rispondere a questi signori? Che l'educazione di questi ragazzi gliela devono dare i genitori in famiglia e non io con il mio negozio. Sono loro che hanno fatto tutto questo pandemonio e hanno illustrato a questi figli non si sa che cosa. Io non faccio niente per illustrare il mio negozio, anzi è tutto chiuso. Sono loro che gli hanno insegnato qualche cosa di poco corretto. E per quanto riguarda la sua disponibilità a trovare un'altra sede per questo negozio in un ambiente, in una zona diciamo più commerciale, meno urbana? La mia disponibilità è illimitata, limitate sono le loro tasche che non vogliono spendere per farmi trasferire. Lei comunque è disponibile a trasferirsi altrove? Disponibilissima, certo che loro mi devono trovare locali idonei a quello che deve essere il mio esercizio. Signora, nella lettera che il comitato dei genitori di Rio Secco ha inviato al sindaco Orsini ci sono alcune frasi rivolte ovviamente contro la sua persona. Una è che lei starebbe diciamo speculando sulle debolezze e frustrazioni delle persone. Che cosa risponde? Allora, prima cosa mi rivolgo a questa lettera aperta al sindaco e conclusa con il comitato dei genitori di Rio Secco, e vorrei sapere se queste persone si vergognano a firmare, perché non è neanche firmata questa lettera. Parlando di speculare sulle debolezze e frustrazioni delle persone, vorrei sapere che cosa intendono dire, che vuol dire che forse nella loro società di Rio Secco abbiamo delle persone frustrate e deboli? I genitori di Rio Secco, signora, minacciano di renderle la vita difficile, anzi chiedono aiuto alla cittadinanza perché questi possano dare suggerimenti ed idee per ostacolare la sua attività. Se mi renderanno la vita difficile al fine dell'esercizio, ci sarà un rimborso spese da parte loro. Non ho problemi.